Nuovo appuntamento con Facciamo Finta che insieme sta diventando poi una rubrica fissa, padrone di casa, Marcus Henry De Graia, come voi lo conoscete su YouTube, come Bene, stai? bene Gianluca, tutto bene. Il professore che tutti vorrebbero aver avuto o avere tuttora, e lo possono fare anche grazie a YouTube, perché quest'oggi si parla di storia, ma non solo. È un argomento che potrebbe essere anche il seguito, anzi, lo diciamo subito: questa puntata fa un po' da seconda parte, collegamento con una che abbiamo fatto proprio insieme a Marco Rico Legraia. Vi invito da subito a andarla a vedere, magari poi la suggeriamo anche al termine del video, che ci aiutano in regia. Il nazismo e un po' le sue origini esoteriche, e va anche a essere complementare a un viaggio che abbiamo fatto insieme a Umberto Visani proprio sull'Antartide, perché oggi parleremo di qui, ma parleremo di una base tedesca in Antartide. Quindi ti lascerei subito la parola per fare un po' un breve ricapitolo delle puntate precedenti, di dove eravamo rimasti, e affrontiamo subito questo annoso discorso, nonché argomento. Certo, dunque, allora la questione da un lato parrebbe abbastanza semplice, no? Perché vi è tantissima documentazione in giro, ma la realtà non è questa, perché vi è tantissima fuffa che è stata messa in circolazione. Noi ci baseremo solamente sui dati di fatto, quindi ciò che si dice non lo riporteremo, o al limite lo diremo dicendo si dice che, ecco, facciamo finta che, no? Come il titolo della trasmissione. Dunque, la questione è questa. Abbiamo accennato nella puntata precedente che il nazionalsocialismo è nato con una lunga gestazione e non è nato direttamente come un partito politico, ma è nato all'interno di tutta una serie di circoli, circoli culturali, circoli esoterici, delle organizzazioni di tipologia, come se fosse la massoneria, ma nulla avevano a che fare con quello. Oppure dei Germane Norder, cioè delle organizzazioni di nazionalisti che si ritrovavano tipo Fratellanza Germanica, eccetera, eccetera. Tutte queste organizzazioni che facevano riferimento a un certo numero di quotidiani, riviste e via discorrendo, si riunirono e si trovarono andando a formare quello che fu il nucleo del nazionalsocialismo. Presero controllo di un piccolissimo partito, appunto il Partito dei Lavoratori, Partito dei Lavoratori Tedeschi, e gli aggiunsero il suffisso del Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi. Questo divenne in breve uno dei tanti piccoli partiti, no, che c'erano in Germania, che facevano riferimento a forme di nazionalismo, eccetera, eccetera. Ma il Partito Nazionalsocialista aveva una differenza. Aveva una grossa componente culturale alle spalle di tipo esoterico, di tipo, come dire, di ricerca storica dell'antichità e via discorrendo. Ora, senza farla tanto lunga, perché se no faremo tutta la puntata su questo, il momento che il Partito Nazionalsocialista prese il potere, innanzitutto la maggioranza, perlomeno la stragrande maggioranza dei componenti, il Politburo, insomma la parte che governava il partito, erano tutti elementi che facevano riferimento a queste organizzazioni esoteriche. O che erano controllati da personaggi che facevano, che seguivano queste correnti. Moltissima parte come dire, dell'ideologia, del Partito Nazionalsocialista derivava da antiche conoscenze, antiche tradizioni che erano state tramandate, in forma anche solo verbale, altre, attraverso dei libri più o meno sconosciuti e via discorrendo. Sta di fatto che uno dei primi atti che fece il partito quando salì al potere fu quello di riorganizzare lo Stato,
la burocrazia dello Stato e al suo interno di creare un ufficio direttamente controllato dall'SS, un ufficio inteso come un'organizzazione, no, statale, che si chiamò Annenerbe. La Annenerbe era un'organizzazione che aveva un compito specifico. Doveva andare a ricercare tutte le antiche tradizioni, trovarne le prove, recuperare manufatti di vario genere, in genere testi, e poi conferirli a questa organizzazione centrale che li avrebbe studiati, analizzati e cercando di andare a scoprire queste antichissime conoscenze. Quali furono le azioni più note di questo ufficio? Fu ad esempio la spedizione nei Pirenei per cercare la tomba della Maria Maddalena, no? Quello di andare a Praga o comunque in Boemia a cercare il Necronomico, il libro che avrebbe potuto, secondo tradizioni medievali, dare la forza di resuscitare i morti o comunque di gestire e interpretare la morte. Andare in varie parti d'Europa a cercare tracce della ricerca del Graal piuttosto che la lancia di Longino, insomma tutta una serie di attività del genere. Ma la più famosa fu sicuramente la spedizione in Tibet e quella del famoso film, no, dei sette anni in Tibet, per fare un esempio, dove ufficialmente loro andarono a parlare con i monaci tibetani, eccetera, ma in realtà loro andavano a cercare attraverso i monaci tibetani di avere dei contatti con qualcun altro. Ora, questo qualcun altro, secondo loro, era un qualcuno che ancora in quegli anni abitava nelle viscere del Tibet, ossia dei discendenti di Shambhala. Era vero, non era vero, c'erano, non c'erano, ci sono queste grotte, esistono solamente più i testi. Sta di fatto che quando ritornarono da questa spedizione in Tibet vi fu l'esplosione della tecnologia in Germania e i contatti con il Tibet furono continui e molto molto assidui. Immediatamente dopo, l'Annenerbe istituì una spedizione organizzata poi dalle SS che ad un occhio estraneo parrebbe una follia, nel senso che fu fatta una spedizione in Antartide. Ora, che cosa avrebbero potuto andare a cercare in Antartide? Ma in Antartide, che si sappia, c'è solamente del ghiaccio, c'è della roccia sotto il ghiaccio, voglio dire, non è che ci sia così apparentemente null'altro. Pertanto la spedizione fu organizzata con questa scusa, perché l'Antartide vi erano le primissime spedizioni per andarle a esplorare, eccetera, ma andavano degli esploratori, non è che ci fosse chissà chi. Il fatto che una nazione come organizzazione, quindi come Stato, facesse una spedizione in Antartide avrebbe potuto mettere in allarme le altre nazioni, perché avrebbero potuto pensare che volesse andare a piantare la bandierina su queste terre. Ed ecco che la spedizione fu identificata come una ricerca delle acque più pescose dove andare a cercare, poi fare la caccia alle balene, per un ipotetico bisogno di grasso di balena per le lampade a olio. No? Questa fu la scusa ufficiale. Sta di fatto che trovarono il punto adatto e immediatamente vennero iniziate delle operazioni per costruire una prima base in Antartide. Volevi dire qualcosa, Gianluca? Se no io vado avanti. Adesso io ti lascio parlare, poi ci ricollegheremo con un po' di puntini, li uniremo fra poco, ma mi piace questa... Okay, ma interrompi. Ti lascio fare, sì, poi sì. Intervengo sì, fra sì. Poco. No, interrompimi, perché sennò sai che io vado avanti fino alla fine della puntata. Ora... Nel 1937-1938 questa spedizione, peraltro abbastanza numerosa,
si recò in Antartide, trovò il punto adatto e incominciò la costruzione di una base. In realtà all'esterno si vedeva poco nulla, nel senso che vi era proprio solamente una casetta o due, no, per le guardie, come facevano gli altri, proprio da, tipo stazione meteorologica, no, quant'altro. Mentre invece navi e navi si diressero in quella direzione e risulta che sia stata costruita una base. Addirittura abbiamo il nome che tradotto in italiano sarebbe Nuova Svevia. La Svevia è una regione storica, no? Sarebbe dove c'è la foresta nera, diciamo fra Baden e Württemberg, no? Nel sud della Germania. Già lì è curioso per il fatto che la Svevia assolutamente è forse la regione più lontana dal mare che hanno in Germania, quindi il fatto di dare il nome di una base marittima alla Svevia è curioso, però risulta che un'antica leggenda tedesca narra che Federico Barbarossa in realtà sia vivo e si sia rifugiato nelle viscere di un monte, no, della Nuova Svevia. Della Svevia. Quindi vi è questo legame con l'antichità, eccetera. Sta di fatto che viene costruita questa base, una base che parrebbe che avesse l'accesso a pelo d'acqua o addirittura sotto il livello dell'acqua, in modo tale che i sottomarini potessero entrare e uscire da questa base. Non è propriamente una novità, perché i tedeschi nel 40 costruirono una base simile alla Rochelle in Francia, ossia una base marittima completamente ricoperta dal cemento, eccetera, eccetera, in modo tale che fu l'ultimo baluardo tedesco in Germania. Si arrese proprio gli ultimi giorni della guerra, quindi la tecnologia e la possibilità di fare basi del genere c'era, no? Quindi non sarebbe stata neanche una cosa impossibile. Si dice che in realtà le basi non fossero una sola, ma fossero tre, ma noi non lo sappiamo, e quindi però è plausibile. Magari erano tre ingressi, perché una base sottoterra con un ingresso solo è molto pericolosa, perché per un qualunque motivo ti affonda una nave all'ingresso o ti bloccano l'ingresso, tu muori come un topo in trappola lì all'interno, quindi il fatto di avere magari tre accessi è quantomeno plausibile. A cosa serviva questa base? Qui dobbiamo provare a fare un piccolo ragionamento di tipo militare e dici, bene, una base del genere dall'altra parte del mondo ti può servire per un caso di conflitto contro l'impero britannico, arrivare agevolmente e in fretta in Sudafrica, in Australia, in Nuova Zelanda, controllare i mari del sud, andare ad attaccare i commerci anglo-americani con l'America del Sud e via discorrendo. Quindi l'interesse c'è ed è molto, molto elevato. Però non so se lo sforzo poteva valere, no, il risultato. Quindi si ritiene che abbiano cercato, siano andati a vedere, il motivo fosse un altro. Naturalmente ci sono delle chiamiamole testimonianze, che ci dicono che dei testimoni avevano visto, eccetera, cioè i tedeschi dopo la guerra abitare ancora in questa base, cosa assolutamente plausibile, ma che con loro vi erano degli esseri apparentemente umanoidi, ma non come potremmo pensare noi, degli extraterrestri intelligentissimi che chissà cosa facevano, ma degli esseri di tipo umano, ma abbastanza primitivi, nel senso che potevano ricordare lo Yeti, no? Quindi qualcuno ipotizza, quelli sono i veri originari abitanti dell'Antartide, ma io questo ho veramente i miei dubbi, perché uno Yeti che cammini scalzo sui ghiacci e non sappia dove trovare da mangiare è veramente difficile.
il fatto che siano stati fatti degli esperimenti di bioetica, biologia di tutti i tipi, insomma, che abbiano ricreato degli esseri umanoidi per poterli utilizzare come schiavi, questo invece potrebbe avere un senso, ammesso e non concesso che questi esseri siano stati visti, sia ben chiaro, perché non abbiamo fotografie, non abbiamo prove. Però insomma, sì, ci sono. Se non mi sbaglio, abbiamo delle intercettazioni radio in cui alcuni uomini raccontano di aver trovato un po' l'uomo delle nevi, di averlo incontrato, insomma, qualcosa di audio lo troviamo. Mi voglio semplicemente collegare a quanto detto prima, perché l'importanza strategica e poi la storia che in realtà ci ha raccontato che non è mai stata utilizzata per quello, quella base, ma ci tengo a dire subito che insomma, mentre i tedeschi sembravano fare un po' il bello e cattivo tempo, andare, costruire, andare, venire, fare un po' ciò che volessero, in realtà quello che è accaduto ad altri stati dimostra che lo hanno potuto fare perché o col permesso o addirittura con l'invito di qualcuno, perché altri che si sono avventurati apparentemente senza permesso, sia che fossero inglesi, sia che fossero americani, hanno fatto una brutta fine, ecco, quindi nel senso spedizioni che non sono tornate testimoniano di un'alta tecnologia, un'altissima tecnologia. Ha fatto ben capire che di lì non ci si dovessero avvicinare. Ecco. Esatto, dovevano girare al largo. Ma guarda, se vuoi ci arriviamo e parleremo appunto anche di queste cose. Io volevo però, perché tutto il tempo della guerra, come hai detto te, non risulta che ci sia stato gran movimento da quelle parti durante la guerra. Parrebbe appunto che ci sia stato più movimento dalla fine della guerra, o perlomeno dall'ultimo mese della guerra. Noi sappiamo che, questo secondo la storiografia ufficiale, no? Un gran numero, un certo numero di sommergibili U-boot tedeschi non sono stati consegnati o non sono stati catturati alla fine della guerra. Due di questi sono stati visti al largo dell'Argentina, sono stati fotografati, quindi si ha la certezza, altri invece non si sa nulla. Gli inglesi e gli americani tempo dopo dissero, vabbè, i tedeschi li hanno affondati per non consegnarceli. Può anche darsi che qualcuno l'abbia anche fatto quello, ma che tutti i sottomarini che mancano all'appello siano stati autoaffondati per non consegnarli agli americani, la trovo veramente un po' difficile, anche perché se i marinai non avevano una nave d'appoggio per potersene andare, non è che la gente, cioè i samurai e i kamikaze ci sono in Giappone, voglio dire, in Europa magari è più difficile trovarli. E quindi l'ipotesi era quella che avessero trovato rifugio da un'altra parte. Dove? L'unico posto era quello, perché proprio negli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale gli Stati Uniti strinsero tutta una serie di accordi con tutte le nazioni dell'Africa, dell'America Latina, diciamo, quindi dal Messico, no, arrivare fino al Cile e all'Argentina, in modo tale che non dessero aiuto, appoggio, supporto, rifugio a eventuali tedeschi, navi o sommergibili o altro, che volessero approdare da quelle parti. Che poi ci fossero dei tedeschi, ci fossero stati dei tedeschi che finirono in Bolivia, che finirono in Argentina, che finirono in Cile, Uruguay, Paraguay, Brasile, è noto, no? Però comunque questi accordi c'erano. L'ipotesi che si ha è che questi sommergibili siano finiti in questa base in Antartide, o queste basi che siano, ma ipotizziamo che ce ne sia una, che ce ne sia una sola, in questa base in Antartide. Bene, c'è l'altro grosso problema, quello degli Anebu. Sappiamo che gli Anebu sono quella sorta di aerei circolari che ricordano, così a vederli, gli UFO, ma in realtà sono costruzioni terrestri e quindi alta tecnologia, specialmente per quei tempi, però sempre di aeroplani si trattava, no? Velocissimi, confronto a tutti gli altri aerei,
possibilità di volare molto a lungo, eccetera, eccetera, funzionanti. Peraltro. Da cui hanno preso molto spunto anche lì in quel del Tibet e in quel dell'India dai Vimana, ecco. Sicuramente, allora ecco, bravo, diciamo che il grosso, se non la quasi totalità delle informazioni per poterli mettere assieme, per poterli far funzionare, parrebbe che appunto arrivi, le informazioni arrivassero appunto tutte dal Tibet. Che poi gliele avessero dati i monaci tibetani o che gliele avesse dati qualcun altro o da qualche altro archivio segreto che era lì più o meno abbandonato nelle viscere del Tibet, noi non lo possiamo sapere. Sta di fatto che subito dopo il viaggio in Tibet, ecco che la Germania ha incominciato a progettare e costruire tutta una serie di Anebu dall'1 più semplice fino ad arrivare al 5 che lo stavano progettando, però i 2 e il 3 erano funzionanti e c'erano in circolazione. Si ritiene che alcuni di questi siano finiti appunto in questa base. Perché si ritiene questo? Per il fatto che le fotografie che voi vedete, le famosissime fotografie di Adamski, che quindi diciamo nell'immediato dopoguerra, e altre fotografie fatte in Francia e in Giappone, da persone che assolutamente non avevano la più pallida idea di come potesse essere una Nebu 2, no? Eppure hanno fotografato questi oggetti di tipo circolare. Addirittura io ho fatto un video sul mio canale dove ho presentato i progetti, i modellini fatti dagli inglesi su come dovevano essere questi avioggetti e le fotografie di Adamski, sono tutti e tre identici, voglio dire, ma proprio identici, no? Sono proprio identici. Poi che Adamski abbia detto che lui erano scesi, gli avevano parlato, poi lì è un altro discorso. Però inizialmente le primissime fotografie è plausibile che ci possano essere stati, perché le hanno fotografati anche altri, no? In giro per il mondo. Quindi che cosa succede? Che giù in Antartide ecco che abbiamo una base dove sono messi a riparo gli irriducibili, chiamiamoli così, con tutta una serie di informazioni dei sommergibili e di questi, chiamiamoli UFO per dargli un termine, ma non sarebbero propriamente degli UFO, no? Chiamiamoli aerei circolari. Che poi il termine UFO vuol dire proprio quello, cioè oggetto volante non identificato. Al momento esatto. Non conosciuto. Ecco. Non conosciuto, perché in quel momento gli altri non lo conoscevano, no? Erano per loro un qualche cosa di diverso. Benissimo. Facciamo ancora un piccolo passaggio. È quello che, come noto, non c'è nessuno che sa con esattezza come, dove e quando si è morto Hitler. Sappiamo che i sovietici l'hanno ammesso, che la notizia che Hitler fosse stato trovato morto fu data per demoralizzare le truppe tedesche, eccetera, eccetera, no? Che quell'ufficiale inglese che fu mandato a Berlino a cercarlo e verificare le informazioni che avevano dato i sovietici ritornò e l'hanno desecretato poco tempo fa la notizia, disse che lui aveva trovato nulla e nulla si sapeva, no, della morte. È morto. Scusami, apro una parentesi perché l'ho già detto, sì, in un'altra puntata, ma a me quello che tu mi hai raccontato all'incirca nel 2016 mi ha un po' segnato, del ritrovamento da parte dei russi di questi cadaveri di monaci tibetani che fino all'ultimo hanno combattuto difendendo il bunker e la postazione del Führer. Quindi la storia un giorno dovrà spiegarlo. Sì, questa è una prova storica. Sì. Allora, voi sapete che i monaci tibetani non esiste di un tipo solo, no? Vi sono tante scuole. Ci sono quelli dal berretto giallo, ci sono quelli che hanno il mantello bordeaux, che serve più comuni. Ce ne sono tante scuole, no? Ce ne sono tante scuole. Una, la scuola, quella più riservata, quella più esoterica, quella più nascosta, quella che affermano loro, io non ho mai conosciuto nessuno, affermano di avere le conoscenze più antiche, più nascoste, più sono quelli cosiddetti monaci dai guanti verdi.
e un gruppo di, ci sono le fotografie dei cadaveri, adesso non ricordo, 15, 16, insomma un po' meno di 20, no? Di questi monaci furono uccisi in combattimento dai sovietici, poi accortisi che non erano tedeschi, no? E vennero messi da una parte del cortile e furono fotografati. Quindi ci sono le prove sovietiche, no? di questi monaci. C'è il nome, adesso non mi sono preparato, ci avessi pensato te lo recuperavo. C'è il nome del loro, chiamiamolo lama per dare un termine, non so se si chiama lama, diciamo la loro guida, che era appunto un tibetano, che questi si era già recato in Germania da prima della guerra, partecipò a tutta una serie di conferenze in Germania, poi si ritrovò al punto che pensavano non ci fosse più in Germania, poi invece fu visto alla fine della guerra. Che cosa faceva, che cosa non faceva, non lo sappiamo. Collaborava con il gruppo del Vril per tenersi in contatto con il Tibet, non lo sappiamo. Sta di fatto che lui era in Germania, il Vril, il gruppo delle donne del Vril erano in Germania e le informazioni, siccome non scendevano dal cielo, le informazioni arrivavano dal Tibet. Giusto per finire il discorso, una ipotesi avvalorata da tutta una serie di testimonianze narrerebbe che appena prima della caduta di Berlino un aeroplano partì dalla Hunter der Linden, che è quel grosso vialone dove c'è la Porta di Brandeburgo, e da lì andò dalle parti di Brema, dove era ancora sotto controllo tedesco. Qui atterrò, ne discesero Hitler, Eva Braun e alcuni altri alti gerarchi, si recarono nel fiume che adesso non ricordo come si chiama, quello di Obremulbek, e di qua salirono su questo sommergibile che, accompagnato da un altro sommergibile, prese il largo, passò davanti alle isole della Danimarca. A un certo momento venne chiesto ai marinai che chi non voleva andare con loro poteva scendere in Norvegia, perché la Norvegia era ancora sotto controllo tedesco. Alcuni decisero di rimanere perché avevano famiglia, perché chi si allontanava quella volta lì non avrebbe più rivisto la Germania, ovviamente, no, ma per una serie di motivi, non tanto per la lontananza, per il colpo, ma per il fatto che andavi ad acquisire delle informazioni, a vedere delle cose che poi non ti era più possibile tornare indietro. Quindi alcuni discesero, sbarcarono lì in Norvegia, di qua i due sommergibili si recarono, fecero il giro dal canale lungo la Francia, oltrepassarono la Spagna, arrivarono alle isole Canarie, dove l'ambasciatore tedesco aveva acquistato una villa che c'è ancora oggi. Questa villa è sul mare, ha un ingresso sotto a livello del mare, nel senso che l'acqua del mare ne entra sotto la villa, che è sopra un roccione, che però questo ingresso è chiuso oggigiorno con una cancellata, e delle barche, canotti, quel che è, dai due sommergibili portarono questi ospiti all'interno della villa, salirono dalla scala interna, si riposarono alcuni giorni, intanto vennero caricate altre provviste, eccetera, e da qui andarono verso il Sud America. L'ambasciatore non sapeva dove. Si ipotizzò l'Argentina, si ipotizzò il Paraguay, si ipotizzò l'Uruguay. L'altra ipotesi è che Hitler in realtà si sia recato in questa base dell'Antartide, dove si riteneva che sarebbe rimasto per il resto della sua vita. In realtà vi sono delle testimonianze che dicono che non fu così, perché divenuto molto anziano si trasferì in un'area della Namibia popolata da coloni tedeschi. Era all'epoca una colonia inglese al confine con l'Angola, e andò lì in una fattoria, dove poi morì d'anzianità e lì fu sepolto.
nel frattempo vennero diffuse le notizie che lui era in Argentina, che era di qua, che era di là, così che i cacciatori d'Italia, questo e quell'altro, lo cercassero da altre parti e nessuno poteva immaginare che fosse in Namibia. Ora, il perché non gli venne mai data veramente la caccia? Perché noi non possiamo immaginare che gli statunitensi avessero permesso a Hitler di andarsene, di sfuggire, no, dalla Germania, perché era chiuso in trappola, no? Cioè, se un aereo si alzava in volo da Berlino, l'avrebbero dovuto abbattere subito, no? Noi dobbiamo pensare che in realtà vi era stato appena prima l'accordo che von Braun e tutte le bande, cioè quelli che crearono la NASA, quelli che crearono l'IBM, quelli che portarono negli Stati Uniti tutte le informazioni che fecero fare il grande salto alla medicina, eccetera, eccetera. E evidentemente fu un accordo, no? Ci fu un accordo, cioè, vabbè, tu te ne vai, non ti fai più vedere, e noi in cambio ci prendiamo tutti gli scienziati che riusciamo e la piantiamo lì, no? Non ti veniamo. Questa è una versione anche buonista di un accordo, perché i più maligni in realtà raccontano di alcune menti comuni, quindi che le alte sfere non fossero per niente nemiche, e quindi molto degli Stati Uniti di oggi in realtà ha a che fare con la mente che in Europa ha fatto quel che ha fatto. Quindi, ma questo è più difficile da provare, ma diciamo che non si può escludere, ecco, voglio dire, no? Perché anche la trasformazione dell'OS in CIA, anche la tipologia di organizzazioni, no, che furono fatte pronto nello spionaggio, eccetera, eccetera, perché moltissimi SS e non SS vennero arruolate, no, nella CIA e quant'altro. Quindi ci fu anche degli edifici che dall'alto sono proprio delle svastiche, hanno fatto un po' scalpore in quello degli Stati Uniti. È vero, però sai, non lo so, fino a che sì, è vero, no? Esiste, è curiosissimo. La forma, no? È quella. Poi l'architetto si giustificò, dice, no, ma per l'esposizione del sole, però sole, insomma, sì. Mi sembra un po', o quantomeno un arrampicarsi sui vetri, sì. Ecco, perché insomma, però noi facciamo finta, quindi portiamo fatto che esiste, tutte le ipotesi, poi io parlo ovviamente di alte sfere, quindi ricordiamoci che la mente, il burattinaio, in realtà non porta né colori né confini, quindi certo, è quella di più facile, certo, da pensare, certo, che possa fare quel che deve fare in più posti contemporaneamente nel mondo, anche apparentemente in antitesi, quindi portiamo anche un po' questa ipotesi. Ma torniamo a noi, quindi scusa. Torniamo a noi e mettiamo che muore Roosevelt, Truman, ci sono grandi cambiamenti anche al vertice, eccetera, eccetera. Forse oramai sicuri gli Stati Uniti, no, di avere nelle loro mani tutte le informazioni che avevano, e può darsi che abbiano deciso di eliminare un testimone, i testimoni che potevano essere troppo pericolosi, no? Cioè quello di eliminare tutte quelle persone che avevano permesso agli Stati Uniti di ottenere tutta questa serie di informazioni con tutti questi ingegneri, eccetera, eccetera. Oppure c'era veramente qualche cos'altro di veramente troppo importante da quelle parti, cioè in Antartide, per non lasciarlo senza andarlo a studiare, senza andarlo a vedere, no? Ora noi non lo sappiamo che cosa ci fosse, no? Non ne abbiamo idea. Qualcuno ipotizza che precedentemente già lì ci fosse una base degli antichi Anunnaki, piuttosto che, ecco, ci può essere del vero. Beh, intanto perché una volta l'Antartide non era ricoperta dai ghiacci, perché la Terra era un po' girata, quindi i ghiacci erano da un'altra parte, quindi poteva essere abitata. C'è chi dice che ci ha visto delle piramidi da quelle parti, è plausibile, no? È possibile, perché era un continente come tutti gli altri, o meglio, un gruppo di grosse isole, come fosse, che ne so, l'Australia con la Nuova Zelanda, no? Una cosa del genere.
oppure che ci fossero ancora lì perlomeno una base con contatto, che ne so, i tedeschi parlavano di Aldebaran, altri parlavano di altre provenienze, c'è chi dice Siria, eccetera, però i tedeschi fecero sempre riferimento ad Aldebaran, perché secondo antichissime tradizioni gli antenati, no, degli europei erano originari di Aldebaran, e quindi c'era questo legame. Sarà vero? Non lo sappiamo. So che tu pensi, cioè, so benissimo cosa pensi riguardo al diario dell'ammiraglio Byrd, che se vuoi tocchiamo, ma visto che prima abbiamo parlato di quello che stava al di sotto del Tibet, nello specifico al di sotto di Lhasa, che era un po' la capitale, in quel di Shamballa, in realtà ci sono anche analogie proprio su alcuni racconti di chi ha visto o ha raccontato o ha canalizzato qualcosa a livello di Shamballa, e chi invece, in questo caso Byrd, ma magari non solo, racconta di esperienze simili al di sotto dell'Antartide, in cui la temperatura è ben mite, ben calda e ben adatta alla vita, e si racconta di questi palazzi di cristallo. Di cristallo. Esatto. Il cristallo che ritorna, il cristallo rosa, attenzione, alcune luci che andavano a ritornare, ecco. Questo è il cristallo rosa. Eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui. Quindi immaginate interi palazzi, strade, sentieri fatti proprio di cristallo, non a caso. Sì. Allora, però dobbiamo fare attenzione a una cosa, tieni presente una cosa. Che all'epoca i palazzi di cristallo nelle società occidentali non c'erano ancora, nel senso che gli Stati Uniti avevano l'Empire Building lì a New York, cioè erano palazzi ancora in struttura proprio, no? Con magari grossi finestroni, no? Ma non è che fossero dei palazzi di cristallo proprio, come ad esempio il Palazzo dell'ONU, che venne fatto successivamente, no? Quindi è difficile. Sul quale c'è molto da dire, ma chiudo subito la parentesi, sul palazzo dell'ONU e su quello che vanno a venerare lì dentro. Ecco. Sì, compreso il cubo di granito. Bravissimo. Sì, e anche lì c'è parecchio, ce n'è un po' ovunque da andare. E guarda, poi una volta parleremo sulla genesi dell'ONU, no? Dove nasce l'idea, come è stato organizzato, creato la Società delle Nazioni, che poi è stata trasformata in ONU, e via discorrendo. Poi adesso magari le cose saranno cambiate, però diciamo che fino agli anni 60-70 l'organizzazione era molto ben precisa all'ONU. Detto questo, allora, si narra che il nostro ammiraglio Byrd abbia avuto l'ammiraglio Byrd intanto non era un pirla, no? Nel senso che aveva fatto delle spedizioni al Polo Nord, aveva già fatto un tentativo di spedizione al Polo Sud, era un grande esploratore, ma soprattutto era un ammiraglio degli Stati Uniti, un ammiraglio pluridecorato, aveva combattuto nella Seconda Guerra Mondiale, eccetera, eccetera. Ora, vi è questa narrazione che lui fece un viaggio esplorativo in Antartide, dove assieme ad altri, insomma con un aereo, no, cercò di sorvolare la calotta dell'Antartide. Sappiamo che lì il ghiaccio è spesso anche chilometri, voglio dire, cioè una cosa enorme, no? Perché sono, adesso non so dare una valutazione, ma sicuramente molte centinaia di migliaia di anni che c'è il ghiaccio lì. Adesso non so dirvi quanto tempo fa la Terra si girò, non ne ho idea, ma voglio dire, potrà essere un milione di anni, saranno 500.000 anni, non ne ho idea. Lui sorvolò questa calotta, era la famosa ricerca del Polo Sud, no? Perché come si era stati al Polo Nord, si voleva anche andare al Polo Sud, no? Era anche un po' una corsa, no? Per vedere un po' come fecero molti anni dopo la corsa nello spazio, no? Bravo il primo che arriva, no? come da bambini in cortile, no? Corriamo da qui a lì, dice chi arriva per primo. E lui narra che vi sorvolò un ampio tratto in cui il ghiaccio non c'era, si vedeva una terra
peraltro piuttosto verde, poi incominciò a esserci, a vedere delle foreste, delle montagne verdissime, allora si abbassarono, videro che c'erano degli animali, riconobbe dei mammut, riconobbe altri animali, eccetera, eccetera. Fermiamoci un secondo, è possibile questo? Allora, in teoria è possibile, perché sotto l'Antartide risulta che ci siano molti vulcani, no? più o meno attivi. Una forte come dire, componente vulcanica potrebbe alzare talmente tanto la temperatura che in una certa situazione con montagne molto alte attorno, perché in Antartide ci sono montagne altissime, creare una certa qualconca dove la temperatura potrebbe diventare più o meno simile a una temperatura qui nostra, no, temperata, e quindi potrebbe esserci la vita. Il problema è come fa a esserci la vita lì. Erano i rimasugli della vita precedente, prima che la Terra si spostasse e lì diventasse Antartide? Teoricamente sì, però significa che gli animali non si sono mai estinti e non sono mai diventati troppo numerosi, perché no, sarebbero autodistrutti. Diciamo che è possibile, diciamo che questo è possibile. No, 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 soprattutto, soprattutto se facendo finta che, noi spesso sì, abbiamo parlato di Gan Eden come di recinti in cui la vita veniva sì, controllata e manipolata, e sì, è come se lì ci fosse qualcuno a vegliare, e quindi ritorna anche un po' questo uomo delle nevi, quindi qualche esperimento o qualche protezione in quell'area, sembra proprio esserci qualcuno a vegliare e organizzare il tutto, quindi perché sì, no? Tu dici, guarda, magari per dire, i mammut si potevano anche estinguere, ma no, loro li ricreavano, no? E quindi ci sarebbero stati ancora, no? Oppure il contrario, oppure un qualcuno che non ha permesso che qualcuno agisse geneticamente sulle piante, qualche animale, per renderlo quello che noi vediamo sì, altrove. Ecco, sì, dicendo un po' come facciamo noi con i safari, le aree protette, lì non andate perché sono esatto, sotto la nostra protezione, sì, quelli non li toccate. Sì. Voglio sì, portare anche un esempio per far capire quanto sia in realtà plausibile. Ci sono alcune isole che politicamente stanno sotto, se non mi sbaglio, la Thailandia, in cui ci sono ancora degli aborigeni, dei tagliatori di teste, delle tribù primitive. E uno può dire, perché ancora nel 2021 ci sono delle tribù che vivono di niente, cacciando un po' col cannibalismo, tagliatori di teste? Perché politicamente loro non possono sapere che qualunque stato del mondo potrebbe raderli al suolo, ma essendoci sopra di loro la Thailandia, quindi qualcuno vige sopra di loro e loro non ne hanno la benché minima idea, che stanno e sì, vivono sì, tranquilli sì, perché qualcuno fa un po' il cugino più grande e li va a proteggere. Esatto. Quindi questo schema ricordatevelo, perché ne parliamo. No, ma ricordatevi anche, ci sono delle curiosità in questo mondo che sono fenomenali. Ad esempio in Papua Nuova Guinea, quindi zona dell'Indonesia, no? Spostata verso il Pacifico, lì nell'interno vi sono ancora delle tribù di cannibali, tagliatori di teste, trovi veramente di tutto. Lì vivono ancora certe tribù, non tutti, sia ben chiaro, certe tribù vivono veramente ancora come all'età della pietra, no? E l'incredibile è che in questo territorio, che è sì ampio ma non è estesissimo, no? Cioè, voglio dire, non è un continente, no? È un'isola grande, ma esistono un centinaio di lingue completamente diverse una dall'altra. Sembrano apparentemente tutte non imparentate l'una con l'altra. E poi magari un giorno parleremo del fatto dell'evoluzione della lingua, come mai, che ne so, dal sanscrito alle lingue europee, no? Ci sono tutti i legami, mentre invece altre due lingue vicinissime, due villaggi vicini, sono completamente diverse. Comunque ritorniamo al nostro Bird. Il nostro Bird a un certo momento, stupitissimo lui e il pilota, questo secondo il racconto di questo diario, affermano che stavano notando, no, questa sorta di, come dici te, paradiso terrestre in Antartide, e a un certo momento si rendono conto che non riescono più ad avere i comandi dell'aeroplano.
Attenzione, questo sarebbe avvenuto negli anni 40, no? Alla fine degli anni 40. All'epoca gli aeroplani erano sostanzialmente delle automobili tipo quelle che c'erano qui da noi, no? Cioè partenza manovella e i comandi erano tutti meccanici, no? C'erano giusto degli interruttori manuali, cioè non vi era nulla di elettronico. No, non l'autopilota era, non c'era. Ecco. Non c'era il pilota automatico, non c'era il radar, non c'era nulla lì sopra, no? Che era proprio la lancetta della benzina era meccanica, no? Per dirti. Quindi l'idea che narrino che a un certo momento i comandi dell'aeroplano non rispondevano più alla loro volontà, intanto li ha terrorizzati, perché quello che poteva succedere da quelle parti è che il ghiaccio sulle ali bloccasse i flap, no? E quindi non potessi più governare. E invece loro si rendono conto, sono affiancati da qualcun altro, insomma sono guidati, vengono fatti atterrare, cioè l'aeroplano atterra da solo. Perlomeno stupiti, ecco, se vogliamo dare un termine, quantomeno stupiti, perché pur essendo lui un ammiraglio, l'altro un pilota, c'era il marconista, via discorrendo, erano cose che non avevano mai visto, no? Queste erano cose che non avevano mai visto. Ecco che vengono accompagnati in questo palazzo di cristallo, che ripetiamo, all'epoca in tutto il mondo non esistevano palazzi di cristallo, quindi non potevano nemmeno prenderlo come esempio, e vengono portati al cospetto di un tale che si presenta, insomma, un po' come se fosse il capo, no? di questa piccola popolazione che dominava quest'area sperduta, dimenticata. E questi gli fa un pistolotto su pace, amore e sul fatto che non si devono usare le bombe atomiche, qui e là dall'altra. No? Questo era sostanzialmente il concetto, no? Siete tutti fratelli, non dovete comportarvi così, ma perché vi comportate in questa maniera, dovete fare i buoni, dovete fare qui, fare là, non dovete usare le bombe atomiche. Questo refrain sulle bombe atomiche, devo dire che ce lo siamo portati dietro fino ad oggi sostanzialmente, no? Cioè tutti questi contattisti, tutti questi, no? È sempre arrivata la notizia che, se mai hanno avuto contatto con qualcun altro, ecco che non dico la prima cosa che dicevano, ma sicuramente la cosa più importante che veniva riferita è che non si vuole che qui sulla Terra si utilizzino le bombe atomiche. Teniamo presente che per moltissimi anni sono ancora state utilizzate a scopo ufficialmente di test, no? I francesi, gli inglesi, gli statunitensi, i sovietici, i cinesi, l'India, Israele hanno fatto i loro test, no? I francesi andavano a Mururoa, le facevano esplodere sottoterra, gli statunitensi nel deserto, i russi in Siberia, ognuno le faceva esplodere come voleva. E fra l'altro sono molto strani come test, cioè come test andiamo a distruggere un atollo, perché io mi ricordo, andavo a scuola, quindi sì. Il disastro dell'atollo di Mururoa non è mai stato spiegato realmente, se volesse essere un mostrare i muscoli o se era proprio un fare qualcosa, ecco, quindi bisognerebbe un po' andare ad approfondire in realtà. Ma guarda, gli Stati Uniti fecero saltare persino delle navi da guerra. Io voglio dire, che bisogno c'è di far saltare delle navi da guerra? No, lo sai già quanto è potente quella bomba lì, no? Cioè al limite puoi verificare se hai fatto delle modifiche per vedere che funzioni la bomba, no? Perché dovresti far saltare delle navi, affondarle, perdere migliaia di tonnellate di acciaio, rame, tutto quello che c'è dentro che potresti riutilizzare diversamente, no? Non ha molto senso, eppure c'è il filmato, no? di questa esplosione, no? che distrugge queste navi, che poi quando la vampata finisce le si vede affondare. Sì, effettivamente un po' strano. Non so, poi i tecnici e i generali avranno avuto le loro valide motivazioni per fare quello, però diciamo che perlomeno sembra un po' strano. Sta di fatto che ritorniamo al nostro ammiraglio Byrd,
viene quindi riaccompagnato al suo aereo, questo riprende, i comandi funzionano di nuovo a perfezione, si rialza, eccetera, eccetera, e riesce a ritornare da dove è venuto. Ora, questo è quanto viene narrato nel suo diario, no? Io personalmente ho dei dubbi, non su tutto quello che è stato detto, l'abbiamo detto prima, certe cose sono plausibili, cioè secondo me reggono poco tutta una serie di informazioni, ma non siamo qui a parlare del diario della mia radio, no? Andiamo avanti con la nostra storia. Sta di fatto che a seguito di questo, a seguito del fatto che era un grande ammiraglio, a seguito di gli Stati Uniti decidono di fare quella missione che avevo detto prima e di andare in Antartide, e mandando una grossa spedizione, no? Su tutta una serie di navi grandi, navi appoggio, aeroplani, addirittura c'erano i primi elicotteri che avevano costruito grazie alla tecnologia tedesca, eccetera, eccetera. Vanno forse dove si sapeva che era stata costruita la base tedesca? No, vanno esattamente dalla parte opposta, ma non esattamente, se la base tedesca è a nord, loro si presentano nella zona di sud-est, perché noi all'epoca ufficialmente non lo sapevamo, l'abbiamo scoperto dopo, le cartine sono venute fuori dopo, vi è un enorme canale sotterraneo, per enorme intendo dire che la manica è stretta, manica fra Francia e Inghilterra, no? Che divide l'Antartide sotto, no? Che andrebbe a collegare esattamente il posto dove gli statunitensi volevano andare a sbarcare con a nord dove c'è la base tedesca. Si dovevano fermare mesi e mesi, mentre invece succede che loro, quando si avvicinano, vengono attaccati da non meglio identificati aeroplani e sotto un fuoco battente vengono abbattuti, adesso non so più di due o tre aeroplani, viene colpita una nave, vengono uccise delle persone, dei marinai, eccetera, eccetera. E una flotta di 5.000 passa uomini che hanno sconfitto i giapponesi nel Pacifico, che insomma tutto quello che è, invece in tre giorni hanno girato sui tacchi e se ne sono ritornati negli Stati Uniti. Se sono ritornati negli Stati Uniti, il nostro ammiraglio Byrd è stato rinato naturalmente alla... Ecco, attenzione, per quanto riguarda il diario non vi sono conferme ufficiali, mentre invece quello che abbiamo detto dopo ci sono le conferme ufficiali, sono i verbali dell'esercito degli Stati Uniti. L'ammiraglio Byrd è stato convocato a Washington, è stato interrogato da quello che era il Pentagono di allora. E poi è stato messo a riposo, poi lui si prese l'esaurimento, no? si ritirò, no? dalla vita militare e via discorrendo. Che cosa volevano andare a fare? Beh, ufficialmente era una spedizione scientifica, ma mai né prima né dopo vi fu una nazione che andò a fare una spedizione scientifica mandando 5.000 militari fra marinai, avieri, artiglieri e quant'altro, no? L'altra curiosità è che l'Antartide è suddivisa in tanti spicchi di interesse delle varie nazioni, dove la Norvegia ha ereditato quello tedesco e poi c'è la parte francese, la parte inglese, no? Australiana, neozelandese, eccetera, eccetera, eccetera. Non esiste una zona di interesse degli Stati Uniti e quella zona del Golfo di Ross, mi pare che si chiami, dove gli statunitensi volevano sbarcare, invece è di interesse di nessuno ed è completamente sgombra e non c'è nessuno che ci mette piede. Sì, e qui voglio solo puntualizzare in quanto sia strana questa cosa, nel senso che
un po' gli Stati Uniti li conosciamo, sono prezzemolini sempre in mezzo e quindi risulta proprio strano che ancora al giorno d'oggi non si siano fatti fare una fettina appositamente per loro, quasi come se fossero stati puniti e quindi Puniti. queste spedizioni e chi sta lì ancora oggi dice e qui non ci Tu no, venite. tu no, non sei stato va, tu non vieni. Ricordiamoci che sono gli Stati Uniti e quindi tu no, a livello Tu no. terrestre, penso che nessuno potesse dire agli Stati Uniti tu no, quindi pensiamo anche alla Russia, alla Cina, nessuna potenza terrestre geolocalizzata al momento conosciuta può dire agli Stati Uniti tu no, quindi deve essere qualcuno al di sopra di una scacchiera. Eh sì, esatto. E fra l'altro sotto il sistema lì c'è proprio Parco Nazionale, ricerca, da quella latitudine in poi nessuno ci mette più piede, quindi divieto militare di Sì. poter arrivare sia in quel del Polo Sud che sia in quel del Polo Nord, viene ancora oggi rispettato da tutti, quindi è proprio come se ci fosse realmente un qualcosa di, come si dice, ubi maior, ecco, nessuno osa sfidare, si sono rimangiati la parola su tutto, ma lì Non su vanno quello. tutti d'amore No. d'accordo, ecco, che è un'anomalia per la situazione Ecco. economico globale, politico mondiale, ecco. Certo. Guarda, abbiamo ancora qualche minuto. Accenniamo, ne abbiamo già parlato l'altra volta. L'Antartide è ancora nota per un altro particolare. Che alcuni anni fa in Arabia Saudita, nella zona della Mecca, ci fu una grande esplosione, crollarono due enormi torri, gru che stavano costruendo dei grattacieli, ci fu dei lampi, ci furono molti morti di persone in fuga, eccetera, eccetera. Questo è riportato a tutti i quotidiani del mondo. E subito dopo, quasi subito dopo, vennero presi i contatti con il metropolita di Mosca, ci fu un accordo fra l'Arabia Saudita e la Russia di Putin. Notare che l'Arabia Saudita era alleata attualmente ancora, anche se i rapporti sono un po' raffreddati, però alleata degli Stati Uniti. Invece pare che abbiano chiesto aiuto alla Russia, non si sa il perché, era la prima volta, i russi ben contenti perché era la prima volta che riuscivano a mettere di nuovo piede in Arabia Saudita, mandarono una nave spia. Le navi spia sono quelle navi che assomigliano, viste di fuori, a questi enormi pescherecci d'altura, quelli che vanno al centro dell'oceano a tirare su, no? Tonnellate di pesce per volta. Fa tutto il giro dell'Europa e poi con un lento viaggio costeggia tutta l'Africa, poi attraversa e va in una base russa che c'è in Antartide, perché come hai detto giustamente te, tutti hanno delle basi da quelle parti. Una volta ho detto, gli americani, gli statunitensi non ne hanno, mi ha subito scritto uno, non è vero, ne hanno due. Non è che abbiano due basi, loro sono ospiti a casa di altri avendo messo delle stazioni, che poi sono stazioni spia, no? Per via. Non mi sembra dagli inglesi, l'altro non so se dei canadesi o dei francesi, che cosa sia, ma non è in un territorio loro, no? Nel senso che ci sono presenti degli scienziati, ma non a casa loro. Sta di fatto che questa nave spia russa arriva fino in Antartide, non lontano come zona da quella che dovrebbe essere o era la base tedesca, e scarica questo qualche cosa che aveva caricato alla Mecca, e subito dopo incomincia un lungo pellegrinaggio di personaggi famosi che vanno lì a fare visita a questa base, no? Naturalmente ci andò Putin, ci andò il patriarca di tutte le Russie, ci andò Al Gore, quello che fu, no, il rappresentante cioè del
candidato a presidente degli Stati Uniti, nobili europei, insomma ci sono andati tutta una serie di personaggi di un certo qual rilievo, in una base che conta qualche decina di persone, no? Sperduta sulla costa dell'Antartide. No? Ecco, quindi è veramente... Un invito è partito ed è stato sì. Un invito assolutamente ascoltato e sì. Rispettato, ecco, quindi qualcuno li ha convocati e è subito lì pronti sull'attenti. E fra l'altro rimando anche alla puntata nostra Cosa nasconde l'Antartide, perché lì è veramente eclatante come Al Gore stesso in realtà non poteva scegliere il momento peggiore, quindi in piena campagna elettorale mollare tutto, andare sì, in Antartide, insomma, tutto. Ci sono anche delle sincronicità che ci lasciano pensare che proprio una gita in turistica di piacere non doveva essere quel viaggio, no. Però quest'oggi è anche qui un'ora è veramente volata, abbiamo sì. Veramente tanti puntini di alcuni riferimenti anche fatte in molte altre puntate, anche con Bizzi, con De Graia, con un sacco, quindi vi invito ad andare veramente a vedere tutte le puntate, recuperare anche tutte le puntate precedenti, perché ci fa piacere vedere che gli iscritti sono sempre di più, ma soprattutto sì. Per i nuovi iscritti, io intanto ringrazio e saluto i veterani, ma i nuovi iscritti andate a recuperare anche i video vecchi, perché ce n'è veramente di interessanti. Sì, bravo, perché non scadono come lo yogurt, si possono vedere anche l'anno dopo, due anni dopo. E quindi veramente ha ragione il buon Marco di De Graia. Fra l'altro per i nuovi iscritti ricordiamo anche il canale Marcus Henry De Graia, su cui sì, possono un grazie. Po' sbizzarrirsi e andare a vedere tutta una serie di tematiche. Qua sei sempre più padrone di casa, ma io ti devo ringraziare perché in realtà le nostre chiacchierate in amicizia vedo che interessano a un sacco di persone e la nostra community sta veramente allargandosi, è sta diventando veramente un gruppo di amici, che poi noi abbiamo Facebook, Instagram, Telegram, ringraziamo tutti per l'aiuto che ci date con i like ai video, sì, con i commenti, sì. Con le condivisioni, ecco, con le donazioni. Io non lo dico, guarda, io non lo dico mai, io non lo dico mai sul mio canale perché sono, non so, sono fatto così, però lo dico sul tuo, dico mettete i like perché aiutano a far conoscere il canale, perché tanti like portano... Il momento della ricerca portano in alto i video. E per chi può, condividetelo sulla vostra pagina Facebook, condividetelo dove volete. E ecco. Fate conoscere Gianluca. Fate conoscere. Grazie, e non solo, perché poi io in realtà. Tanti dicono il mio canale, ma mio non è, perché in realtà io sono un po' un porto di mare e semplicemente rendo noto il mio percorso con amici e lo allargo a più persone, quindi quello lo ci tengo sempre a dire. Tutti dicono ma come mai in così poco tempo, in realtà così poco tempo su YouTube, ma Marco stesso è testimone di anni e anni, anni or sono, di nostre chiacchierate, di nostre prese di caffè, con un sacco di domande, un sacco di tematiche interessanti che avremo modo, ecco, quindi diciamo che da decine di anni di interessamento con conferenze e amicizie interessanti, sappiate che abbiamo materiale per ancora tante e tante puntate insieme. Anzi, segnalateci le vostre domande e le vostre un po' richieste e desideri di alcune tematiche da trattare, perché un po' ridendo e scherzando, ma possiamo un po' raccontare e accontentare un po' tanti punti di vista. E qui torno sulle playlist. Se andate sulle playlist di questo canale, vedete che sono proprio suddivise anche proprio per argomenti. Quindi potete sbizzarrirvi in quel che più vi piace, anche perché poi a periodi magari c'è il periodo più storico, più alchemico, più esoterico, sì. Più di attualità. Insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti. Quindi Marco, grazie di tutto, come al solito. Grazie a te dell'ospitalità e alla prossima. Alla prossima, senz'altro. Fra l'altro, una novità, abbiamo messo nella descrizione del canale, andatelo a vedere, sia il PayPal, ma visto che molti non avevano un po' così confidenza col mezzo PayPal, abbiamo messo anche l'IBAN, che è veramente ben accetto, perché io spero un giorno di poter smettere di fare un po' il nomade in giro, perché per ogni video ho una scenografia diversa, ma io come al solito ringrazio tutti gli amici che mi stanno dando una mano, ecco, si vede proprio, gli amici si vedono nel momento del bisogno, e io sono proprio un nomade in questo periodo, vado un po' ovunque e sono aiutato veramente da tante persone, quindi sono un po'
diciamo così, il centravanti di una marea di gente che mi sta dando una mano. Quindi un abbraccio e un bacio, un grazie enorme a tutti coloro che mi stanno dando una mano. Marco Riccore Graia in primis. Va bene. In realtà hai una gran pazienza, mi sopporti e tu lo sai che no. Non è facile starmi dietro, quindi grazie. L'ho usato da più di 30 anni, voglio dire, quindi figurati. Sei abituato. Va bene, grazie a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao Gianluca, ciao, grazie.